Sì, quel robot, papà, comprami quel robot. Oh, no, quello alto 15 metri. Oh, com'è bello quel robot. Spara anche i missili. Ciao ragazzi e benvenuti su... Sì, quei due sul server. Purtroppo, inspiegabilmente, questa notte il nostro sinergo ha avuto un piccolo problema. È rimasto un attimo imparesato. Si dice così, sì, c'è una paresi faccia. Comunque, non c'è problema, ci aiuterà lo stesso durante la recensione. Oggi parliamo di un bellissimo gioco che a me personalmente, appassionato di robot fin da vicino, mi ha aperto un mondo. Stiamo parlando di Oken, bravissimo, continua così. Come state vedendo dalle immagini, partite con un robottone gigante, quindi state all'interno di un robottone, no? Avete le vostre armi, la vostra energia, lo scudo. Sì, però pure il cervello da preso sta parete. Vabbè, insomma, avete una serie di cose fantastiche. Voi starete pensando, ma quanto mi costa questo gioco? Un cazzo, ragazzi, è un free to play, una cosa che abbiamo scoperto di straforo. Starete pensando, è un free to play, quindi per comprare un'arma diversa mi spendo un capitale. E invece no, perché è uno di quei free to play buoni, tra virgolette, in cui anche iniziando con il primo robot sfigato potete crescere, aumentare delle prestazioni che poi vedremo all'interno del gioco, senza, diciamo, spendere più di tanto, perché il robot funziona veramente bene, anche quello che vi danno dall'inizio. Ovviamente la scimmia vi prende, perché se andate a vedere la lista di robot e quanto sono fighi, adesso ve li facciamo vedere, vi renderete conto che c'è davvero l'imbarazzo della scelta. La cosa più bella è ovviamente, essendo, ripeto, un free to play, si può giustamente personalizzare il nostro robot come meglio si crede. Il problema principale è che ovviamente anche acquistare delle gambe nuove o cambiare la testa, insomma una qualsiasi cosa, ha un costo. Sì, tu proprio oggi mi aiuti, ok. Guardate la grafica e fatemi capire nei commenti se vi piace, perché io sono rimasto davvero stupefatto. Tu proprio. Sì, tu sei rimasto con la paresi facciale invece. Dalla tipologia delle mappe così complesse, così anche dettagliate, il gioco assomiglia assolutamente a un FPS arena, perché anche se sì, tu interagisci, cioè fammi capire che vuoi parlare. Ah, ok, sì, adesso ci arriviamo. Allora, è un FPS arena, quindi anche se voi sarete all'interno di questo robottone dovrete sparare con delle armi primarie e secondarie e anche con delle torrette, e potrete attivare anche degli ulteriori scudi, oltre che delle funzioni speciali di ogni robot. Potrete anche giocare su diverse mappe. A parte che le mappe sono bellissime, come abbiamo detto prima, sono molto differenti l'una dall'altro, anche se rimane questo stile un po' futuristico, no? Bello. L'altra cosa che io stavo dicendo prima, cercando di dire, era che ci sono quattro modalità di gioco. Quattro, bravo. La deathmatch a squadre, eh sì, la deathmatch totale, quindi tutti contro tutti. E poi ci sono due diverse tipologie, anche se poco giocate, che sono assimilabili, diciamo, a quelle che è un conquista. Allora, ragazzi, Oken ci è piaciuto davvero davvero tanto. In conclusione è un gioco fantastico. Oi! Sei ripreso? Mi si è sbloccata la faccia. Vuoi un bicchiere d'acqua? Magari ti faccio Sì, il un zucchero. bicchiere d'acqua, sì. Oh, ragazzi, scusate, veramente. Ieri notte non so come mi sono bloccato.
Comunque sia, questo Hawken ci è piaciuto davvero tantissimo. Considerate diverse cose, considerate che è una beta, ragazzi. I piccoli difetti che dovreste eventualmente trovarci in questo gioco verranno senza dubbio corretti. E i punti che accumulate provando la versione beta verranno mantenuti una volta rilasciato il gioco completo. Quindi non giocate a vuoto, ragazzi. E in definitiva un titolo che ci ha veramente incuriosito e divertito molto. C'è da segnalare, ragazzi, un piccolo problema riguardante i server. Non ci sono in effetti server dedicati a noi giocatori italiani, e gli unici server europei che riuscirete a trovare sono quelli inglesi. Ragazzi, come avete visto, sempre peggio. Sempre la merda stiamo facendo. La merda. Vabbè, comunque, questa appendice serve a noi per farvi gli auguri di Pasqua, perché oggi è domenica, è la domenica di Pasqua, quindi tanti auguri e mi raccomando, continuate a seguirci perché siete in tantissimi, continuate a commentare, a darci consigli perché ce ne state davvero tantissimi, e un abbraccio particolare va ai nostri collaboratori che sono l'anima del nostro sito, del nostro Twitter, del nostro Facebook e della nostra community su Steam che sta crescendo sempre di più. Se anche a voi interessa collaborare con noi, non vi resta che scriverci attraverso il sito nella sezione collabora con noi su qdss.it, molto semplice, non avete scusanti proprio. Andate sul sito e ci scrivete, insomma, quali sono le vostre passioni e se volete fare un articoletto, oppure se volete collaborare in maniera più mirata su Facebook, Twitter, Steam, ce lo venite a dire in tranquillità. Stiamo reclutando il nostro esercito. Sì, ovviamente questa è una cosa importante, non è che lo facciamo per un nostro tornaconto, vogliamo che voi scriviate delle vostre passioni, perché è la cosa più bella e divertente che c'è è leggere di persone che scrivono delle proprie passioni, ed è quello che stanno facendo già gli autori sul sito, e li potete leggere, ne sono tantissimi. Adesso un giorno faremo un video dove ringrazieremo nome tutti per tutti uno per uno. Comunque, ragazzi, scrivere sul nostro sito significa avere il proprio nome in bella vista, non è che vi lasciamo anonimi, no. Chiunque collabori verrà messo nella giusta luce. Allora, ragazzi, ci vediamo al nostro prossimo video e buona Pasqua. Ciao.